Questa è la parte oscura di Coral MC, ovvero un minigames esterno che non molti di voi conoscono, ed è per questo che volevo informarmi sulla situazione e portarvi un bel contenuto dove parlo di questa modalità. Sto proprio parlando delle Ranked Bed Wars di Coral MC. Come ripeto, è una cosa esterna da Coral, quindi vi invito, se volete, a guardare il video fino alla fine e soprattutto di lasciare un bellissimo like con un'iscrizione, mi raccomando, è gratis. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Ragazzi, siamo in compagnia di due ospiti molto speciali. Non so chi di voi conosce le Ranked Bed Wars. E oggi ho portato l'owner delle Ranked Bed Wars e un player che ci farà da testimone. Allora, l'owner è la mia destra, ovvero Nordal. Benvenuto nel video. Ciao, sono Antimuro. Sono uno degli owner delle Ranked Bed Wars, che è appunto una modalità esterna, un po' come su Pixel, funziona quasi allo stesso modo. Ci sono delle Bed Wars, però in un formato leggermente più competitivo, perché sono due team da quattro persone che si sfidano, quindi ci sta un po' meno fortuna, possiamo dire, perché non c'è la possibilità di essere targettati da più di un team. Okay. E quindi abbiamo appunto questo Discord per hostare e organizzare questo. Ok, partite. Quindi diciamo che tutto quanto viene fatto tramite il vostro server Discord. Sì. Il nostro Discord, che ha un bot custom fatto apposta. Ok. Poi abbiamo lui, Irascibile, che è un player delle Ranked, che adesso, una volta che Nordal ci spiegherà tutto, poi tu devi testimoniare, quindi devi dire come ti sei trovato a giocare le Ranked, ok? Va bene. Ah, intanto, da quanto le giochi delle Ranked? Dall'inizio? Le Ranked le gioco dalla season 14, da circa un mesetto e mezzo, relativamente da poco. Allora, ci facciamo una trio e poi iniziamo con l'introduzione di questa Ranked, va bene? Va bene. Dicevamo, ragazzi, allora, come sono nate le Ranked Bed Wars? Vai Nordal, ti lascio la parola, quindi spiega tutto. Allora, le Ranked Bed Wars sono nate la scorsa estate, quindi circa un anno fa, forse un po' di più. E nella nostra community quello che avevamo all'inizio erano le Clan Wars, ossia semplicemente dei game 4v4, non con dei team casuali, ma con dei team preorganizzati, appunto basati sui clan, che okay. si sfidavano in questi game 4v4. Il problema però è che durante l'estate dell'anno scorso, essendo estate, molte persone erano andate in vacanza, e quindi organizzare queste partite era un po' più complicato, diciamo. Quindi abbiamo deciso, assieme al vecchio founder, okay. di appunto creare questo server ispirato dal Ranked delle Pixel per organizzare questi game in maniera più efficiente, ecco, anche con team random. Okay. E all'inizio le prime season erano abbastanza rotte, poi però ci siamo abituati, siamo diventati un po' più professionali, spero di poter dire. Ok, quindi diciamo che l'iniziativa da chi è partita da creare queste Ranked? Allora, l'iniziativa è partita dall'altro owner, Moenzo, che però poi per motivi personali è quittato. Okay. Quindi è un po' divertente anche la storia, perché lui aveva un canale Telegram in cui faceva dei post. Un giorno dice tipo: sto creando un progetto Ranked Bed Wars, chi giocherebbe sopra? E io gli ho scritto: oh, se vuoi un aiuto a gestire questo. Ah, quindi diciamo è nato così? È nato così, è andato. Ok, figo. Allora, una domanda, perché io ho giocato le Ranked Bed Wars solo su Pixel, ma le giocavo giusto per portarci dei contenuti un po' diversi, diciamo per far conoscere il lato più competitivo delle Bed Wars, ok? Perché diciamo quelle pubbliche sono chill, cioè a meno che non ti metti a fare le win streak così, però alla fine giochi chill, giusto? Sì. E allora una domanda, anche le Ranked in realtà sono sempre state un po' tossiche, io le vedevo già dall'inizio dai Pixel, poi questa cosa è anche qui su Coral oppure sono un po' più chill, o magari sono, dipende dai player, dipende da tante cose? Sicuramente dipende dai player, perché stanno moltissimi player che li importa se sei nuovo, se ne sai giocare, ti insegnano e sono anche contenti di farlo. Infatti poi quello credo che è la prima cosa più giusta tra virgolette, perché se un player magari è scarso, invece di insultarlo gli insegni, credo è una cosa un po' più giusta, no? Sì, sicuramente. Ok. Poi però invece ci sono altri player che gli importa dell'elo, perché le Ranked funzionano con un sistema di elo. Ma l'elo, ok, sarebbe tipo il livello? Sarebbe, in pratica, ogni volta che vinci un game prendi dell'elo, ogni volta che perdi un game ne perdi. Okay. E alla fine della season, che dura un mese, facciamo un torneo appunto basato sulla gente che ha più elo. Ah, ok. Per fare il competitivo. Quindi, tra virgolette, dovrebbero essere quelli un po' più forti? Dovrebbero essere, esatto. Okay. Poi non sempre è così, perché chiaramente se fai il doppio delle partite avrai più elo, anche se anche se ne perdi di più, comunque. Okay, se capito. Fai molte di partite fai più elo, in teoria. Quindi dicevi invece per la roba dei player tossici? E quindi appunto ad alcuni player che gli importa dell'elo comunque semplicemente di vincere, dà un po' fastidio se qualcuno è nuovo, perché alla fine si perdono punti e comunque causa una sconfitta.
è un ottimo piano, però okay. Per fortuna è adesso una minorità, possiamo dire. Norda, lo dicevamo, per quanto riguarda sempre dei player eccetera, avete tipo un regolamento per chi magari avete mai bannato qualcuno, e se sì per cosa si banna, sempre se si allora, può bannare per questa roba tipo che è un player tossico eccetera? Allora, noi abbiamo un regolamento che è basato sul sistema di strikes, un po' come se ti okay. Come funziona è che se durante i game o anche fuori qualcuno fa qualcosa di sbagliato, che può essere per esempio può essere tossico, oppure magari usare un item bannato durante le partite, oppure trollare di proposito per far perdere elo, diamo okay. Appunto uno strike, e al raggiungimento dei 5 strike il player viene bannato per 7 giorni, e dopo in base okay. A quante volte viene bannato la durata aumenta. Poi okay. Ci stanno altri tipi di ban, per esempio magari per cheating, per client non ammessi eccetera. Hanno mai citato su Coral nelle ranked? Tante persone hanno citato, stanno un sacco di persone che entrano in orta e appunto citano con account non principali, anche se poi con l'account main giocano legit eccetera. Oh mio Dio, quindi è un casino, ci stanno un sacco di gente, infatti abbiamo un sacco di screen share su Discord, un sacco di screen share, persone che fanno tra gli altri solo tra le ranked. Capito. E quindi c'è, cioè, però quando ad esempio bannate, avete mai bannato una persona perché è tossica? Sì, chiaramente una persona di solito evita di raggiungere 5 strike solo per toxicity, però... Ok, e come lo prendi lo strike? Cioè, cosa devi fare per prendere sto strike perché sei tossico? Magari scrivi qualcosa a qualcuno, scrivi qualcosa di prima qualcuno, oppure qualcuno ti registra mentre lo clammi. Quello ha un canale che si chiama Strike Request, fai una richiesta. Ci sono diversi tipi di strike, per alcuni richiediamo che più persone confermino, però per toxicity bastano clip di solito. Ok, capito. Quindi io ho tipo saputo che tipo un giorno è venuto tipo Pasqua, ok, che mi ha detto tipo che se vuole fare un video sulle ranked perché tipo avevano pulito un po' la community eccetera dai player tossici, quindi avete, cioè ogni tanto fate anche questo tipo di roba? Più che ogni tanto direi che è una cosa che è successa col tempo, perché rispetto a prima, come ti avevo detto, ci stanno molte meno persone tossiche, diciamo. Okay, è più una cosa che è successa col tempo perché queste persone sono un po' stufate di giocare. Capito. Ma principalmente il motivo perché, cioè io volevo provarle in realtà, poi il motivo è questo, cioè non mi piace giocare con persone tossiche, mi piace divertirmi, capito? Ovviamente è una modalità competitiva, quindi ci sta, ovvio, non è che devono essere chill, però purtroppo non riesco ad accettare sta roba, quindi non le ho mai giocate, capito? Quindi è questo il motivo principale. Ora passiamo a Ira Shibi. Allora, te sei un player delle ranked, quindi esatto. E Nordal ci ha raccontato un po' di roba. Ora, tu che sei un player delle ranked, confermi tutto ciò che ha detto? Confermo tutto ciò che ha detto, sì. Okay. E aggiungo anche che comunque player tossici, la maggior parte sono quelli lì che stanno sotto il 500 di elo, perché comunque ci sta la suddivisione degli elo, appunto. E ci stanno diversi tipi di Q, quindi capiti, diciamo, con le persone che stanno sul tuo stesso livello di elo. Ok, capito. Quindi diciamo che quelli che iniziano da poco sono quelli di più tossichelli. Ok, capito. Quelli appunto che giocano di meno, quindi per questo. Te bro, quindi Ira, quante Bad Wars Ranked hai fatto? Tante, poche, oppure cioè le giochi in continuazione o quando ti va? Più che altro le gioco quando mi va. Allora, tipo la scorsa season non l'ho giocata perché il ruleset non mi piaceva, cioè comunque gli item bannati erano, diciamo, tipo la Fireball ad esempio, che la uso molto spesso quando parto come terzo, perché vado lì Fireball jump e faccio il bad. Capito. E quindi tipo, diciamo, gli item bannati non mi piacevano, e quindi ho preferito non giocarla. La season 14 ho giocato alla fine, mi sono fatto i miei 200 di elo. Capito. E diciamo che l'ho giocato un po' nel chilling anche quella, e quindi avevo in mente di giocarmi questa season, che il ruleset era un po' più adeguato, diciamo, ai miei stile di gioco. Quindi ultimo Bad Wars, Ira, una domanda. Da dimmi quando tutto. Hai iniziato a giocare le ranked, mi hai incontrato un player tossico che ti ha insultato? Non in modo per scherzare, perché per scherzare ci sta, proprio che ti ha insultato nelle ranked? Più che altro all'inizio, quando comunque non mi conoscevano ancora tante persone, perché io sono tornato dopo un quit, e quindi diciamo che appena tornato, fai conto che gioco da 2 mesi le Bad Wars in generale. Ok. E quindi sono tornato, diciamo, non mi conosceva nessuno, e quindi un po' mi hanno flammato all'inizio perché non sapevo nemmeno giocare le ranked. E cioè il tipo di flame qual è? Vabbè, mi davano dello scarso. Comunque erano molto molto aggressivi nei modi. Esatto, sì, vabbè, immagino. E ti rispondevi oppure stavi lì nel chill? No, io stavo lì nel chill, perché nel senso è un gioco. Vabbè, ovvio. Anche Nordal, se vuoi aggiungere qualcosa, anche te Ira, dite pure. Ah, una cosa appunto anche a questo riguardo, che appunto proprio per testare queste cose, ogni tanto, tipo ogni 2-3 mesi, magari se necessario posso andare sulle ranked io stesso con un ult, per vedere come si comportano la maggior parte dei player nei confronti di quelli nuovi. Ah, vero. Esatto. Quindi, l'hai mai fatto? Sì, l'ho fatto un paio di volte. Sinceramente
ho notato che soprattutto se non vieni conosciuto, anche se magari giochi tutta la partita bene e poi fai piccolo errore solo perché e magari perdere il game anche non per quel motivo, è molto probabile che appunto qualcuno si arrabbierà, ecco, possiamo dire. Però più che quando vieni conosciuto un po' di più è già più difficile, anche quando sbagli e fai perdere il game in Italia non ti dicono nulla se non sei un po' più conosciuto. Okay. Il problema è sempre questo, i player nuovi. Ok, diciamo però che dall'inizio era più tossica ed è migliorata la situazione oppure come? No, adesso è migliorata moltissimo la situazione. Rispetto a prima è tutta un'altra cosa. Quanti membri conta il server Discord? Più di 3000, però mi sembra 3400. Ok. Vabbè, comunque mi ha fatto piacere perché tutte queste cose non le sapevo. E molte persone, magari anche io, mi ci metto di mezzo all'inizio, essendo che non mi sono piaciute quelle di Apex, allora faccio belle anche a The Bad, sono tossiche e basta. Però magari una volta che vai a vedere la storia dietro, eccetera, eccetera, quanto impegno c'è, comunque fai sì. Io è una modalità che personalmente non giocherei, magari provarla, sì, ma non mi metto lì a giocarla. Però comunque è una cosa che, ragazzi, vi dico, se volete giocarci provatela e vi lascerò il Discord in descrizione. E nulla, questo, cioè alla fine è una cosa che devi provare e poi magari giudicare, ecco. Quindi, ragazzi, io vi ringrazio per aver partecipato, ringrazio Nordal per la disponibilità e anche Ira, perché comunque non potevo chiamare solo l'owner, bisognava anche avere una testimonianza, che appunto è stato lui, Ira. Esatto. E niente, grazie ancora, noi ci vediamo alle 15 domani con un nuovo video. Ragazzi, salutate. Ciao. Ciao. E bella.